Ciao, benvenuti in questo nuovo video. Oggi decluttering. Finalmente torno con un nuovo video decluttering. Questo è da tantissimo, tra l'altro, che devo farlo. Ho continuato a rimandare, ma oggi finalmente è arrivato il momento di controllare tutta la mia bigiotteria e di eliminare le vecchie cose, perché ce ne sono tantissime che sono rovinate. Io prima acquistavo sempre al mercato oppure da Shein, ma si sa, con il sudore, l'acqua, anche solo con il tempo, le cose si anneriscono e rovinano. Quindi devo controllarle per bene, anche perché le tengo in tre o quattro posti. In questo specchio qui che ti sto mostrando, tengo principalmente tutta la bigiotteria, tra l'altro quella più vecchia e che uso di meno. Infatti spero di riuscire ad eliminare più cose possibili. So che questo specchio qui piace tantissimo, a me mi è stato regalato tanti anni fa da mia madre. Se riesco a trovare il link lo inserirò giù nell'info box perché è stracomodo, quindi te lo consiglio. Cioè è proprio bello esteticamente, ma anche utile perché contiene tantissime cose. Ma adesso io direi di passare al fulcro del video, perché altrimenti parlo parlo, mi perdo in chiacchiere, quindi iniziamo subito perché le cose da controllare sono tantissime. Direi di partire da qui. Ho recuperato tutti i vari organizer e contenitori dove tengo parte della bigiotteria. Iniziamo da questo scatolino qui che era nel cassetto delle cose per i capelli, cioè proprio questo bracciale. Decido di tenerlo perché me l'ha regalato la mia mamma ed è portafortuna. Questo qui l'ho comprato su Shein, praticamente è una molla che serve a stringere gli anelli troppo grandi, quindi lo tengo. Questo è un ciondolo, però lo elimino. Questo bianco, semplicissimo, lo tengo, tanto questo non si rovina, non si annerisce. Questo è ossidato, quindi lo butto. Questo lo butto. Questo super rovinato lo butto, butto anche questo anello qui, questo rovinato con la farfallina lo butto, questi orecchini, sì, decido di buttarli, butto anche questo anello, altro orecchino che butto, decido di tenerli questi. Passiamo a questo organizer che solitamente tengo sulla vanity table. Allora, qua ci sono tantissimi anelli. Però sono ancora in buono stato, quindi decido di tenerlo. Tengo anche questo. Questo qui è un effetto antiquato, quindi lo tengo e questo lo tengo. Poi questo qui, che faccio? Lo tengo? Sì, lo tengo, dai. Questo lo tengo, lo butto. Questo lo butto. Questo qui lo tengo, questo con il fiore lo tengo, lo butto e lo butto, si è rovinato quindi lo butto, questo qui lo tengo, ecco la molla che dicevo prima, che mi serve appunto per stringere gli anelli, questo orecchino qui è nuovo, questo lo butto, anche questo lo tengo. Ah, oh, questo mi piaceva tantissimo, ma si è ossidato, quindi lo butto. Anche questo non mi dispiace, ti devo eliminare. Questo lo elimino. Questa collana è in acciaio, l'ho usata tantissimo, però purtroppo è saltato lo strass. Questo lo tengo. Poi qua ci sono degli orecchini nuovi che non ho mai indossato. Questa è in acciaio inossidabile, nuova la tengo. Questa la butto. Butto. Orecchini con il cuoricino, questi li tengo e qua c'è un altro orecchino che tengo. Momentaneamente sta procedendo bene. Apriamo questo. Allora, qui ci sono tutte cose, credo, in acciaio inossidabile e nuove, tipo questa collana, questo braccialetto, addirittura qui c'è ancora il cartellino, sì, quindi questi qui li tengo. Questi orecchini li tengo tutti perché mi sono stati regalati. Ah, questo qui è quello della collaborazione in realtà. Comunque, vabbè, li tengo. Anche questi mi sono stati regalati. Orecchini nuovi. Di qua mi sa che tengo tutto. Adesso vediamo un po'. Orecchino,
questi che solitamente indosso nelle occasioni. Qua ci sono altri orecchini che sono praticamente nuovi. Vediamo un po' questi anelli qui. Questo lo butto, non mi piace, quindi lo elimino. Elimino anche questo, orrendo. Questo lo elimino, elimino anche questo qui. Alla fine non ne sto tenendo neanche uno. Lo elimino e mi sa che elimino anche questo. Sì. Orecchini, questi li tengo. Questo anello qui lo tengo. Tengo anche questo. Bello, questo mi piace tantissimo. Poi i bracciali, questi dovrebbero essere nuovi. Qua ce n'è un altro che però si sta rovinando. Vabbè, ah, è un choker questo. Sì, questo lo tengo. Dovrebbe essere di Primark. Poi qui c'è una catenina e questi orecchini che sono di quando ero piccola io, che ovviamente li tengo. Elimino. Bracciale, ci mancano degli strass, lo elimino. Ah, un choker proprio così. Vabbè, questo lo tengo. Ah, e qui c'è una molletta per capelli che tengo. Ok, e abbiamo controllato anche questo. Passiamo a questa scatola qui, anche qua mi sa che ci sono tante cose che elimino. Questo, questi, qua c'è un orecchino che è rotto, questo qua con il verde lo elimino, questi li tengo, lo elimino, questo è rotto, lo elimino tutto, questi li tengo, questi qui li tengo. Questi con l'alberello li tengo, questi no. Queste roselline, sì, voglio continuare a tenerle. Qua ci sono altre cose che eliminerò. Poi questo è rovinato, quindi lo elimino, ne tengo uno solo. Questo lo tengo, tengo anche questo. Questi sono carini, quindi li tengo. Ok. Questo qui mi sa di no. Tengo anche questo. E ok, passiamo alla conchiglia. Ci sono tantissime cose all'interno. Allora, vediamo un po' quello che c'è qui. Lo elimino. Questo lo tengo. Questo lo tengo. Questi orecchini mi piacciono tantissimo, quindi li tengo. Questo lo butto. Un anello. Butto anche questo. Questo anello qui. Questo che è rovinato, questi orecchini li butto, questo anello a cuore lo tengo, braccialetto che tengo, questo ciondolo che è ancora in ottime condizioni lo tengo, questo anello qui, oddio, in estate mi piace, quindi lo tengo, questi li butto, questo anello enorme lo tengo. Questo lo butto, questo lo butto, questo no, orecchino col dream catcher, me ne è rimasto uno solo perché l'altro l'ha aspirato mia madre con l'aspirapolvere, quindi bye bye, ma questo lo tengo, tanto mi piace indossare anche i mono orecchini. Questi li tengo, questi sono in argento, li tengo, questi qui me li ha regalati mia madre, li tengo, questi con la crocetta assolutamente li tengo. Forse l'avevo visto prima questo col cuoricino. Comunque questi due li elimino, dai. Via, via, via. E questo qui ce l'ho da quando ero piccola. E sinceramente però voglio tenerlo perché mi sta tornando la passione per le perline. Qui ci sono tutte le cose che erano di mia nonna. E che mi so che è bello questo anello. Sinceramente penso che tutte le cose appunto che appartenevano a mia nonna le terrò. Queste sono delle spille con le farfalle. È inutile che le controllo perché tanto le terrò. Ci tengo. E qui ci sono altri gioiellini che appartenevano sempre a mia nonna, bigiotteria. C'è questa collana qui, orecchini. Ovviamente sono tutte cose vintage. Appartenevano a mia nonna, quindi non sono propriamente moderne, però a me le cose vintage piacciono tantissimo. È un po' difficile riuscire a liberarmene. Passiamo allo specchio. Sto cercando di essere veloce perché altrimenti ci stiamo troppo tempo. Ok. Cominciamo da questa parte qui. Allora, vediamo un po'. Già vedo tante cose da eliminare.
Come? Questo anello? Ah, ma questo però è argento e si vede, infatti è diventato tutto nero e cerco di farlo tornare decente, lo tengo. Questo anello con la macchina fotografica lo butto. Questo qui lo butto, anche questo, si sono tutti ossidati. Questo lo elimino, questo con la farfalla lo elimino, questo lo elimino. Lo elimino, lo elimino, lo elimino. Andiamo a spediti. Lo elimino, via, 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 via. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei. Sto praticamente eliminando tutto. Non ne terrò neanche uno. Via, via e via. Tutti via. Allora, questo decluttering mi darà soddisfazione. Questi si sono rovinati, li elimino. Di questo qui mi sa che me ne è rimasto uno solo, lo elimino. Questi sono in argento, li tengo. Questi, ok, lo elimino. No, no e no. Allora, questo anello mi è stato regalato. Dovrebbe essere un acciaio inossidabile, lo tengo. Questo no. Questi orecchini non li tengo. Questo no. Questo no, questi sono nuovi, non li ho mai indossati, li tengo, questo lo elimino, questo anello lo tengo e tengo anche questo qui e questi orecchini, sì, terrò anche loro. Allora, da questo lato ci sono questi orecchini che tengo, questo lo tengo, choker vorrei tenerli sinceramente. Anche perché mi piace molto indossarli in estate, quindi questi li tengo. Questi orecchini mi sono stati regalati, li tengo, come tengo anche le lune e questi con le farfalle. Passiamo a questo lato. Allora, qui vedo dei choker nuovi di Primark, questi li tengo. Qua c'è solo il cartoncino, lo butto. Collana, ah, qui c'è un choker con tutti i cuoricini, questo lo tengo. Qua ci sono degli anelli nuovi. Questa collana qui, questa è molto carina su alcuni maglioncini. Vabbè, questa la tengo, dai. Effetto antiquato lo tengo. Questa qui la butto. Collana con il dream catcher, questo qui lo voglio tenere. Questa mi è stata regalata da una mia amica. Però si è rovinato. Dovrebbe essere, credo, argento, non lo so. Proverò a vedere se lo posso recuperare. Mi dispiacerebbe buttarlo. Ci tengo. Questa collana la vorrei eliminare, ma la tengo. La tengo momentaneamente. Qui ci sono queste collane qui che sono nuove, le tengo. Questi sono nuovi, ma indossati li tengo. Questa collana qui lunghissima che è uscita da un maglioncino a mia madre, quest'inverno è nuova, mai messa, la tengo. Cartoncino, questo lo butto. Collana, questa qui in legno la tengo. Questa assolutamente orripilante la butto. Questa la butto. Orecchini, questi li tengo, non li ho mai indossati. Anche questi dovrebbero essere nuovi, quindi li tengo. Questi orecchini con il cuore. E questa collana la elimino. Qui ci sono delle cose, tantissime cose. Un choker con la luna, questo lo tengo. Questa che è in argento la tengo, mi è stata regalata questa. Questa collana con il dream catcher la tengo. Altra collana, questa mi piaceva tantissimo, ma è rovinata, quindi la butto. Ah, qui c'è l'altro orecchino, ma lo butto, ma lo voglio tenere. Cos'è questa? Ah, ma questa qui, ecco dove è finita. Questa collanina con lo zircone in argento, questa era di mia nonna. Devo iniziare a portarla di nuovo. Questa la tengo assolutamente. Questa qui la elimino. Qua c'è un'altra collana con tutte le conchiglie, solo che è super annerita. Lo butto, non mi piace. Questo choker rosa lo tengo. Questa collana super colorata la tengo. Qua ce n'è un'altra, anche questa molto carina la tengo. Ma quante ce ne sono qui tutte cadute? Questa molto
carina con tutti i dischetti, la tengo. Qua ce n'è un'altra, anche questa è praticamente nuova. Eccola, la cercavo questa. Nuova, la tengo. La tengo, ma è aggrovigliata a un'altra cosa che dovrei eliminare. Nuova, ma indossata, la tengo. Ok, dai, vuoto. Allora, vediamo un po' cosa esce in questo scatolino. Che carina, nuova, la tengo. Qua ci sono tantissimi orologi. Questi due li tengo. Ma questi qui no. Questa mi è stata regalata, la tengo. Qui c'è una collana nuova. Orecchini, li tengo. Altri orecchini. Tantissimi orecchini. Tutto nuovo. Questo, Miu Miu, mi piace. Braccialetto, mi piace. Questo no, non lo tengo. Questi orecchini con le croci. Mi piacciono tantissimo, quindi li tengo. Ci sono anche questi molto carini. Mi ricordano Alice nel Paese delle Meraviglie. Questi solitamente li metto nelle occasioni e li tengo. Vediamo tutti questi anelli. Wow, neanche me lo ricordavo questo enorme. Questo lo tengo. Ma questi sono pure nuovi, credo. Sono enormi, fantastico. Fantastici, sì, sono tutti nuovi questi, non li ho mai indossati. Ok, qua ce n'è un altro, quindi questi li tengo tutti. Anche questo lo tengo perché è in ottime condizioni. Anche questo che è praticamente nuovo. Questo qui che è doppio, questo lo elimino. E questo qui va nell'orecchio, lo tengo. Allora, questo qui lo tengo, questi li porto solo in estate praticamente. Questo lo tengo, questo qui no. Questo si è rovinato con le croci, quindi lo butto. E poi c'è questo con il serpente. Questo lo tengo. Allora, questo lo butto. Questo lo tengo. Anche questo rosa, visto che mi è tornato l'amore per il rosa, questi qui li tengo, li metterò quest'estate. Questo lo tengo, anche questo. Vabbè, questi qua li tengo tutti perché inizierò a metterli, sono tutti in acciaio inossidabile. Orecchini nuovi, altri orecchini nuovi che mi sono stati regalati, altri orecchini, ma questi non li tengo perché non mi piacciono, non mi piacciono neanche questi. Qui ci sono orecchini che erano di mia nonna, li tengo. Bracciale nuovo che tengo, choker che tengo con il fiore di ciliegio nero e questo lo butto. Da questo lato, allora, questo lo elimino. Di questo conserverò le perline e ci farò un altro bracciale, però così lo elimino, questo lo elimino. Questo punto interrogativo penso che lo elimino però. Questo lo elimino, questo lo elimino. Penso che sia un bracciale, boh, lo elimino. Questa collana qui che mi è stata regalata la tengo. Ma questa è la collana di Sailor Moon, questa la tengo. Questo che è proprio così, con questo effetto antiquato, con tutte queste perline, però non mi piace, lo elimino. Mi è stato regalato, ma non mi piace proprio. Questo lo elimino, quello che è caduto lo elimino, questo lo elimino, elimino tutto, facciamo spazio. Penso che non terrò neanche questi, però le perline casomai le riutilizzo per fare nuovi gioiellini. Questo lo elimino. Ah, ma qui c'è la mia collana in argento. Con il mio nome. Perché l'argento deve diventare così nero? Vabbè, comunque questa la tengo la collana in argento, le altre le butto. E queste qui le tengo. Ed eccoci qui, mancano solo le ultime cose. Allora, questi li elimino. Choker, questo lo tengo. Credo sia nuovo che non ricordo di averlo indossato. Questo lo elimino. Bracciali bianchi li tengo perché mi piacciono. Questi li elimino. Li elimino. Questo qui lo elimino. Penso che li terrò, questo no. Poi questo è nuovo. Qua ci sono tantissimi anelli vecchiotti. Allora, questo lo elimino, lo elimino, lo elimino. Penso che terrò solo questo con scritto XXU. Lo elimino. No, vabbè, guarda questo col rossetto. Lo elimino.
Lo elimino. Poi qui cosa c'è? Ah, ma qua ci sono tantissime perline. Queste le tengo. E c'era anche questo qui che tengo. Ok, poi andiamo avanti. La elimino. Questa la elimino. Elimino tutto. Ah, vabbè, qui ci sono poi le cose della Broadway. Devo rimettere dentro l'orecchino che in realtà, oddio, dove ce l'ho? Alla ricerca dell'orecchino Broadway che non ho visto prima. Dove l'ho messo? Vabbè, questo poi mi è stato regalato ed è nuovo. Lo elimino, lo elimino, lo elimino. Qua ci sono tutte cose che elimino. Questa era di mia madre, di quando era ragazza. Questa qui, cioè se la vede, qua elimino tutto, anche queste cose qui. Questa faceva parte in realtà del mio vestito di carnevale, quindi lo tengo, di Sweet Lolita, devo metterlo insieme a quello, in realtà. Questo l'ho fatto io, infimo, lo elimino, se ne frega. Questa l'avevo fatta io, però la elimino. Anche questo in realtà faceva parte di un vestito di carnevale Dark Lolita. E mi sa che questo continuerò a tenerlo. Questo, cioè che ce l'ho da quando avevo 11 anni, però sapete, tipo, i viaggi indietro nel tempo, lo tengo. Stessa cosa per questo qui. Questi due anelli qui li elimino. Ah, ma ce n'è un altro, ma quanti ne ho? Questo lo elimino. Questo mi è stato portato da Padre Pio, credo. Qua c'è un'altra collana che elimino. Questo qui lo tengo, penso che lo attaccherò nelle chiavi. Orecchini. No, orecchino, ne ho uno solo. Questo è in argento. E questo... Ah no, questa è una spilla. Li tengo. Lo butto. Vediamo cosa c'è qui. È pesantissima. Ah, qui ci sono tutti i ciondolini. Questi li tengo. Dai che ce l'abbiamo fatta, siamo ormai alla fine. Allora, queste spille qui le tengo. Questo ciondolino lo tengo che mi è stato regalato da Vince per il mio compleanno. Infatti è scritto 10 novembre. Poi questo qui lo butto, è solo carta. Questo ha un ricordo affettivo perché ce l'ho da quando avevo boh, 13 anni, 14 anni e voglio tenerlo. Vediamo un po' qui cosa c'è. Ci sono tutte cose che tengo, mi sa. Di questo terrò il panda. Gattino adorabile. Sono tutti ciondoli che in realtà potrei riutilizzare in qualche modo. Qui c'è una tartaruga. Sì, sono tutti ciondolini. Questo con il mio nome scritto su tutti i manichini con il panda. Questo lo tengo. Altri ciondolini, però questi, a parte il manichinego, li elimino. Ah, questa qui è una collana che mi è stata regalata tantissimi anni fa in argento. Mi sa che in argento anche questo. Queste cose qui le elimino. E poi qua ci sono degli scatolini vuoti che elimino. Ce l'abbiamo fatta! Ho recuperato un'altra cosa che devo sistemare, che è la collana della Broadway che mi è stata regalata per il mio compleanno. Ho finito di sistemare tutto per bene e sono davvero soddisfattissima. Allora, qui ho messo solo questi anelli color argento. Qui più o meno è rimasto uguale a prima, però ho sistemato per bene questa parte sotto con tutti gli anelli dorati. Lì ce ne sono altri. Qui alcuni anelli e orecchini. Qui ho messo tutte le perline dei braccialetti che ho smontato e delle collane. E qui ho sistemato gli orecchini questi a bottoncino. Passo a mostrarti l'interno dello specchio. Allora, qui ho messo alcuni anelli e orecchini. Qui ho attaccato i choker, quegli orecchini lì. Da questa parte le collane, quelle più lunghe e corte. Qui ho sistemato gli orologi, altri anelli, le spille, braccialetti,
Orecchini nuovi, qui gli anelli nuovi, lì ci sono tutte le ultime cose che mi sono arrivate da Navy Chic, sono tutte le collane che poi sistemerò, braccialetti, qui le cose della Broseway, choker, bracciali e collane. Devo dire che adesso vedere tutto bello in ordine e sistemato è una vera meraviglia. E qui ho messo tutte le cose che ho eliminato. Guardate quanta roba. Che dite? Ho fatto un buon lavoro. Io un decluttering così soddisfacente non l'avevo mai fatto. Ce l'abbiamo fatta, ci ho messo un bel po', ma sono riuscita a controllare tutte le varie cosine. Sono riuscita ad eliminarne un bel po' e ne sono molto contenta di questa cosa. Adesso finalmente è tutto sistemato, organizzato per bene, non dovrei più avere problemi a trovare ciò che cerco, visto che insomma le ho ben riordinate. Non so quanto durerà, spero il più a lungo possibile. Comunque, spero che questo video ti sia piaciuto. Se è così, ti invito a lasciarmi un bel pollice in su. Non so quando sarà il prossimo decluttering, forse quando farò il cambio dell'armadio e metterò le cose estive, perché anche lì vorrei eliminare un bel po' di cosine, rinnovare e insomma vendere le cose su Vinted. Tra l'altro ti ricordo il mio Vinted, se ancora non lo fai di seguirmi anche lì, c'ho tantissime cose in vendita nel mio armadio e se le compri dai una nuova vita alle cose che io non uso più e mi aiuterai anche, perché ovviamente guadagnerò qualcosina dando via insomma le cose che non uso. Comunque ti ringrazio per essere stata con me oggi, mi hai fatto compagnia, io spero di aver fatto compagnia a te, spero di leggere i tuoi commentini e se ti va di dirmi qualcosa. Ti mando un grandissimo bacio, ti auguro una buona giornata e spero di rivederti anche in un mio prossimo video. Ciao!